Tel Aviv e Washington sono di nuovo migliori amici e condividono gli stessi valori, parola del primo ministro israeliano. Netanyahu ha incontrato il segretario americano alla difesa James Mattis in visita ufficiale in Israele. Si tratta del primo funzionario dell'amministrazione statunitense a recarsi in Israele. We sense a great change in the direction of American policy. C'è stato un grande cambio nella direzione politica americana. Abbiamo ascoltato le parole molto chiare e sincere del segretario sull'Iran. Già il presidente Trump si è espresso in maniera molto determinata contro l'uso di armi chimiche da parte della Siria. Il segretario americano alla difesa, James Mattis, ha avvertito che l'Iran continua a minacciare Israele con i suoi missili balistici. Penso che sia importante ricordare che se le persone buone non si uniscono, allora quelle cattive possono fare molti danni. Noi siamo impegnati a fermare questo e fare tutto quello che serve per assicurare la pace e la libertà alla prossima generazione. Non ci sono dubbi nella comunità internazionale rispetto al fatto che la Siria abbia conservato armi chimiche in violazione degli accordi, ha sottolineato inoltre James Mattis nel corso dell'incontro avuto con il ministro della difesa israeliano.